Un'importante novità arriva sul fronte dei rifiuti. Finalmente sbloccati i 43 milioni di euro che consentiranno la ricapitalizzazione di ASIA e permetteranno, fra le altre cose, di portare avanti con serenità il programma di espansione della raccolta differenziata. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Sodano nel corso di una conferenza sul tema della riduzione dei rifiuti, cui hanno preso parte il presidente dell'ASIA Rafael Rossi, il giornalista Paolo Utter, direttore di Eco dalle Città, l'ingegnere ambientale Matteo Brambilla, segretario dell'associazione Terra Futura di Chiaiano. La prevenzione è la prima R che la comunità europea e tutte le nostre normative ci pongono come guida del nostro agire, quindi prima la riduzione, poi la raccolta differenziata e solo al termine lo smaltimento. Quindi su questo, in questa settimana ci dobbiamo ricordare tutti che i rifiuti sono, li produciamo noi e quindi sono una nostra responsabilità. La prima delibera del nuovo sindaco è stata proprio quella di mettere fuori servizio una serie di lussi che ci eravamo concessi e che erano eccessivi, come i bicchieri di plastica usa e getta nei bar, nei ristoranti. Quella della riduzione è la prima battaglia. Dopo la riduzione c'è il tema della raccolta, del riuso e del riciclo. Insomma, qui oggi c'è anche una dimostrazione di come è possibile fare una serie di iniziative cambiando molto anche i nostri costumi, e questa era la rivoluzione su cui dobbiamo insistere. Abbiamo promosso questo incontro a Napoli con l'associazione Terra Futura perché ci sembra che Napoli sia il luogo che ha più possibilità di fare di necessità virtù. Io ho scoperto una cosa che mi ha stupito molto e la racconto anche in altre città, stupisce tutti. I bambini di Napoli da quest'anno portano a scuola posate, tovagliolo e bicchiere. Ma questa è una cosa notevole. Brambilla ha richiamato l'importanza di scelte ecosostenibili per risolvere alla fonte il problema dei rifiuti, come ad esempio la riduzione degli imballaggi e la promozione della vendita alla spina. E a testimoniare l'importanza delle buone pratiche, l'associazione Terra Futura ha offerto un buffet totalmente ecosostenibile, cioè senza produzione di rifiuti. L'associazione Terra Futura, tra le tante attività, si occupa anche di recuperare, riciclare, riutilizzare. È semplicemente dare un'altra possibilità ai materiali. E intanto lunedì prossimo partirà la raccolta differenziata porta a porta nel quartiere di Posillipo.